Bentrovati, i nostri prossimi 5 minuti li trascorreremo sicuramente con fantasia, con allegria, ma soprattutto con dei personaggi più o meno tratti dai cartoni animati. Siamo in compagnia di Emanuele Brigandì, Vanessa Cannavò e Giacomo Variante, che insomma ci spiegheranno adesso chi in realtà stanno impersonificando, perché loro innanzitutto sono dei cosplay e ci spiegheranno anche che cosa vuol dire. Io sono Manu. Ciao, e interpreto Sherlock Holmes Steampunk, che è una versione variante del personaggio appunto omonimo del cinema e dei libri. Ciao, io sono Vanessa e sto interpretando un personaggio di Pandora Hearts che si chiama Alice. E ciao, io sono Giacomo e sto interpretando un personaggio di un videogioco Dead Space 2, Isaac Clarke. Siamo i Ribbon Cosplay! Insomma, avrete capito che il clima è un po' quello del gioco, del divertimento, in effetti è questo il motivo principale che vi ha portato a sperimentarvi in questa attività. Sì, sicuramente si inizia per gioco, poi diventa una passione e quindi poi non se ne esce più. Un cosplay tira l'altro, se ne fa sempre di più complessi, di più particolari. Poi io sono ormai oltre 5 anni che faccio cosplay, ora loro pure più o meno, insomma ecco, 3 anni. E quindi ci si mette alla prova costruendo il proprio vestito a livello sartoriale, attraverso anche lo studio dei prodotti, le armature, come si fanno, le misure, insomma è un lavoro impegnativo, ecco. Vanessa, quanto tempo hai impiegato a costruire questo vestito? L'hai fatto tu praticamente? Questo qua l'ho fatto assieme a mia madre e ci abbiamo impiegato 3 mesi e devo dire che è venuto molto bene, essendo il primo cosplay che abbiamo fatto insieme, con tutto, che nessuna delle due è una sarta, coniglio compreso, tutto quanto fatto a mano, quindi sì, è stato un bel lavoraccio, devo dire la verità. Giacomo, so che voi partecipate anche a dei raduni, a dei momenti in cui non siete 3 ma siete 3.000. Sì, 3.000 no, però sicuramente sì, qui a Messina con Emanuele, con Vanessa e con gli altri amici del Reborn facciamo degli eventi anche in collaborazione come il Cinema Iris o altre realtà messinesi. Poi certamente comunque partecipiamo anche a fiere del fumetto, dove comunque il cosplay c'è sempre, è di contorno e c'è sempre, ci sono sempre sfilate con premi, alle volte anche viaggi in Giappone per partecipare al mondiale, proprio il World Cosplay Summit, il mondiale proprio per il cosplay, dove tra l'altro siamo campioni del mondo l'anno scorso, quest'anno siamo secondi. E infatti io proprio di questo volevo parlare, c'è un motivo per cui sono ospiti di 5 minuti con, perché non sono soltanto dei ragazzi che non hanno niente da fare e si inventano un gioco, ma sono anche ragazzi che portano a casa, come dire, un certo orgoglio per la città, perché avete raggiunto degli ottimi risultati nella vostra attività. Sì, noi sicuramente abbiamo portato un po' di risultati a Messina, importanti, abbiamo stretto anche molte amicizie con altre realtà, sinceramente più grandi della nostra, come quelle di Palermo e come quelle di Catania, però che ci hanno accolto benissimo. L'importante era farci conoscere a Messina e far conoscere a Messina questo movimento. Poi una volta che siamo riusciti a far conoscere, che siamo riusciti a farci conoscere a Messina, abbiamo avuto poi anche rapporti con appunto altri gruppi come, ripetevo prima, Palermo e Catania, quindi sì. Il cosplay è un fenomeno mondiale ormai, ok? Parte dal Giappone ed è, il nome cosplay è una contrazione tra cos e play, che è costume e play. Giocare con i costumi. Giocare, interpretare con i costumi. Dal Giappone ha fatto subito, ha contaminato l'intero pianeta e si fa una volta l'anno un mondiale che è in Giappone. E l'Italia nella scorsa edizione era prima classificata, quindi poi adesso uscente perché sono i brasiliani, insomma l'Italia gioca un ruolo importante nel cosplay sicuramente. E invece tu personalmente hai vinto mai qualche premio o qualcosa? Sì, io e il Reborn Cosplay in generale abbiamo avuto delle nostre soddisfazioni, abbiamo portato a Messina dei premi facendo vedere che Messina si muove e sveglia. Io ho vinto due fiere importantissime siciliane, sono appunto Cosplaydia a Palermo e Etna Comics quest'anno a Catania, e ho vinto sia l'una che l'altra io, premio Palermo in cosplay, premio interpretazione a Etna Comics interpretando Buzz Lightyear di Toy Story. Bellissimo. Ma resta qualche curiosità, innanzitutto quante ragazze ci sono in questo movimento e poi voi eravate amici prima o siete diventati amici ritrovandovi in questa stessa passione? Allora,
Con lui ci conosciamo da 10 anni, mentre lui l'ho conosciuto tramite Manu e per colpa sua abbiamo cominciato questa passione che diventa una tragedia ogni familiare. Sì. E per quello che riguarda magari Messina, inizialmente ero solo io, se non erro. Poi adesso piano piano, comunque tramite amicizie, delle ragazze si stanno prendendo pure loro di coraggio, quindi non sono più da sola, in mezzo a sole i ragazzi. E siamo almeno una decina, credo, di ragazze che fanno cosplay, quindi sono molto contenta di comunque di questa cosa, perché sono belli comunque i cosplay femminili, sono più belli di quelli maschili. Vabbè, diciamo che voi ovviamente rintracciate anche gli altri attraverso Facebook, quindi chi magari vi sta vedendo in questo momento e vuole sapere come poter partecipare, vi trova sulla pagina Facebook. Sì, sicuramente, abbiamo una pagina Facebook che viene aggiornata periodicamente, dove comunque noi poi li mettiamo tutti gli eventi o tutte le cose che noi facciamo a Messina. Tra l'altro in questo momento stiamo anche provvedendo, diciamo, a fare un evento per Natale e vorremmo fare una spedizione per Nissa Comics, vediamo di, per Caltanissetta, se a Caltanissetta c'è una fiera appunto del fumetto, il Nissa Comics, speriamo di poter fare una spedizione, vediamo, ci stiamo lavorando anche per questo. Comunque tutti gli aggiornamenti poi saranno disponibili ovviamente sulla pagina Facebook del Reborn, come sempre. Perfetto, ma quando pensate di partecipare a questi eventi, create delle coreografie di gruppo, avete tutti un tema o ciascuno individualmente sceglie un costume? Dunque, di solito ognuno ha in testa il personaggio da fare, cioè come se a te piace Creamy, oppure... È vero, mi piace Creamy. O Lady Oscar, e tu dici, ok, voglio interpretare questo personaggio. Allora tu decidi di vestirti in quel modo, devi comprare il vestito oppure lo devi cucire, lo fai da solo o lo compri, devi costruirti l'oggetto e poi ovviamente non finisce lì, perché tu stai giocando in quel momento col vestito, però devi anche interpretarlo per sentirlo totalmente tuo, quindi scatta il contest cosplay, cioè la gara dove tu attraverso una scenetta, una coreografia, un canto, un ballo, incarni totalmente il tuo personaggio. E lì, adesso che l'avete detto, dovete anche fare qualcosa perché siamo curiosi. Vabbè, il mio personaggio in generale è un original. Original, ci sono tante versioni, tanti sottogruppi all'interno della parola cosplay. Siamo una vera e propria disciplina. Sì, assolutamente, c'è una grande ci sono grandi settori. C'è il fantasy del videogioco, c'è quello del fumetto, quello tratto dal cartone animato, c'è quello instant, cioè uno fatto immediatamente, oppure appunto c'è l'original, cioè una composizione che tu fai senza averla copiata da qualcuno, però è indubbio che vedendolo tu pensi che quel personaggio sia fantastico, fantasticamente reale, sì. Mi piace. Ah no, te lo faccio io la domanda. Che domanda mi devi fare? Tu vuoi venire a fare cosplay con noi? Guarda, è una cosa che ho sempre pensato di fare, mi sa che stavolta... D'accordo, se hai bisogno di qualcosa, dalla sartoria alla costruzione di un oggetto, tu ci fai sapere. Certo, che adesso noi... non so se cominciare da Creamy o Lady Oscar, perché erano i due personaggi. E c'è tutto il tempo per farli tutti. Ma ora che ci pensa anche Candy. Ah, col procione. Esatto. Vabbè ragazzi, è stato molto divertente conoscervi e sicuramente tantissimi adesso che sanno della vostra esistenza vi contatteranno, perché alla fine è un modo anche gioioso di conoscere anche altri ragazzi e di fare cose simpatiche e divertenti. Ok, allora alla prossima. Ciao.